Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Forager! Ok ragazzi, stavo cercando di farmare per poter ottenere un po' di risorse e raggiungere il prossimo livello, però visto che è arrivato improvvisamente questo nuovo achievement, ho iniziato subito a registrare. Allora, Order, non ho neanche fatto in tempo a vedere di che cosa si trattava, quindi fatemi andare a dare un'occhiata un attimo, non nelle skill, scusate, nei feats. Così andiamo a vedere di che cosa si trattava. Presumo fosse relativo alla raccolta di risorse, perché stavo facendo quello. Ah, 1000 oggetti nel mio inventario. Ok, interessante. Va bene, detto questo, quindi abbiamo ottenuto un altro achievement, un altro feat. Io stavo farmando per ottenere altre risorse, ma intanto ho già tutto il necessario per poter fare finalmente il mulino. Prima di andare all'esplorazione di quella struttura che abbiamo trovato alla fine dello scorso episodio, volevo costruire un mulino, ragazzi, perché praticamente dal primo episodio che lo devo costruire, aia, mi ha fregato. E quindi prima di fare qualsiasi altra cosa volevo togliermi sta cosa dalle scatole, perché ormai inizia a diventare davvero troppo tempo che devo costruirlo, quindi facciamolo. Oh, eccolo qua il nostro bel mulino, ammazza quanto è grosso, pensavo occupasse meno spazio sinceramente, e quindi non lo posso mettere qua, devo trovargli un posto. Allora facciamo che liberiamo questa zona qui, tra l'altro sono moribondo quindi dovrei mangiare, se no prendo di nuovo danno. Allora spostiamoci e costruiamo finalmente sto maledetto coso. Oh, che bello! Abbiamo il nostro mulino a vento che ci serve per craftare un po' di cose. Io adesso mangerei una bistecca così recupero un po' di energia e anche un cuore. Ma ci posso entrare per caso? Ah no. Ah, ecco come si fanno. Oh, io mi stavo giusto domandando come poter ottenere i sapling da dare al nostro druido. Quindi grazie al mulino noi possiamo fare i semi e i sapling. Oh, quindi potrei anche iniziare la mia farm di tutte le varie risorse, senza bisogno di doverle andare a raccogliere in giro. Oltretutto ci sono anche i semi di peperone. Ah ok, però per farli mi chiede comunque di avere prima gli hot pepper, quindi prima di tutto dovrò trovarli. Va bene, poi possiamo fare anche il cibo per gli animali. Ah, interessante. Va bene, comunque non è il momento adesso di perdersi a guardare tutte queste risorse, era solo finalmente la curiosità e anche la soddisfazione di essersi tolti di mezzo la costruzione del mulino. Io adesso vorrei andare, come vi avevo detto la volta scorsa, in esplorazione di quella nuova struttura, quindi andiamoci subito ragazzi. Oh, un altro feat, Destroyer, uccidi 100 nemici. Ok, poi faremo anche una capatina magari a casa del druido, visto che mi pare che sia proprio lì dentro che noi possiamo scegliere queste skin del nostro personaggio. Qua c'è qualcosa che mi impedisce il passaggio, non era la mucca anche se ho ucciso lei. Com'è che non riesco a romperla sta cosa? Cosa c'è? Ah, ma il pilone, che scemo. Ok, va bene, abbiamo fatto tutto il giro, dove è finita la nostra struttura? Ah, ma era di là, ho sbagliato in pieno ragazzi. Va bene, andiamoci subito. Ok ragazzi, eccoci qua. A quanto pare diverso bioma fa spawnare anche alberi di diversa tipologia. I cactus per fortuna sembrano non farmi danno. Vediamo un po' se li rompo che cosa ottengo. Ah ok, questi frutti qua che avevamo visto in giro. Ci sono dei nuovi insetti a quanto pare, immagino che siano anche questi raccoglibili con le nostre bottiglie. Devo di nuovo mangiare, a questo punto questo è un cibo. Ah sì, 12 di energia, va bene. A questo punto mi rifocillo un attimo perché ho paura che quello sia proprio un dungeon, ragazzi. Ok, siamo full, andiamo dentro e vediamo di che cosa si tratta. Ancient Galaxy. Ok, sembra che siamo andati in una nuova dimensione. Siamo arrivati in una nuova dimensione. Questi cosi mi fanno danno? No, a quanto pare sono solo scenografia. Tutti questi piloni a che cosa serviranno? Sono interagibili? Ah, sì. Ma li posso rompere? Sembrerebbe di no. E quindi?
Ah, ho capito, ragazzi. Questi sono interagibili. Dobbiamo andarli a posizionare da qualche parte su questi piloni. Solo che, a essere molto molto onesto, non c'è nessun suggerimento che mi faccia capire su quali piloni vadano posizionati. Ok, devo fare qualche esperimento, ragazzi. Mi sa che ci vediamo tra un po'. Ah, guardate ragazzi, praticamente avvicinando questi cosi ai piloni li possiamo elettrificare. Ok. E questa cosa a cosa mi potrebbe servire? Sapete che non mi è per niente chiaro tutto ciò. Devo trovare una posizione in modo da poterli elettrificare tutti? Potrebbe essere. Però io al massimo con uno riesco a elettrificarne. Facciamo una prova, andiamo a spostarne un altro. Ok ragazzi, io ho fatto un po' di prove, ma non riesco a capire che cosa io debba fare, quindi credo proprio che per il momento rimanderemo l'esplorazione di questa struttura. Non so se magari in futuro potremo ottenere nuovi oggetti come questi per elettrificare i pilastri che non lo sono, o se io stia semplicemente trascurando qualcosa. Quindi niente, per il momento non possiamo andare avanti, o almeno a me sfugge il modo di andare avanti, quindi voglio sicuramente riuscirci da solo senza andarmi a guardare qualche cosa per trovare la soluzione, non sarebbe divertente. E quindi niente, io adesso vado avanti a raccogliere un po' di risorse, tanto a breve dovremmo anche avere il nuovo livello. Oh, Gemmologist. Ha ottenuto una gemma per ogni tipologia. Ok, quindi a questo punto andiamo a vedere. Andiamo a vedere tutte le nostre gemme, così magari le mettiamo tutte dentro il nostro vault. Oh, 17° livello intanto, fantastico. Allora, leviamo questa roba da qua. Qui abbiamo tre tipi di gemme, vediamo un po'. Qui c'è anche un topazio. E basta, non ne vedo altre, quindi in realtà le gemme sono soltanto 4. Ok, va bene, non è un problema, lo accetto. Allora mettiamo via un paio di risorse di nuovo. E quindi adesso che abbiamo completato. Ah, tra l'altro, fatemi riattivare il pilone, non mi ero accorto che si fosse disattivato, era già finito il suo bonus. Già che siamo venuti qua, io verrei a prendere le monetine, perché ne abbiamo davvero un sacco, quindi recuperiamole, ne abbiamo 430. Questo potrebbe darmi una grossa mano per sbloccare a questo punto un nuovo pezzo di terra. E magari troviamo anche qualche risposta in più per questo nuovo labirinto che abbiamo trovato. Allora, intanto veniamo a prendere la nostra skill. Allora, mi sono dato un'occhiata un po' alle varie skill che abbiamo a disposizione e mi piacerebbe andare a sbloccare qualcuna di queste del ramo dell'industria, perché sicuramente dietro queste ci si svelano altre skill molto interessanti. Quindi a questo punto io quasi quasi prendiamo questa della carpenteria, va, che ci sblocca le torce e quindi forse finalmente possiamo iniziare a vedere qualcosa di più durante le notti, non sarebbe male. E questo a sua volta ci ha sbloccato. Ah, una riduzione dei costi in pietra e in mattoni per le strutture e potremmo sbloccare i braziers, che non so cosa siano, però lo scopriremo sicuramente più avanti. Intanto, grazie a quella skill, abbiamo sbloccato le torce, quindi vorrei capire dove le posso craftare. Forse qua dentro? No. Allora forse qui? Neanche. Ok, evidentemente c'è una struttura che mi manca per poter costruire le torce, oppure potrebbero essere considerate direttamente un fabbricato, un building, vediamo un po'. Eh sì, infatti, eccolo qua. E ho anche un nuovo feat. Ah, sono 3 ore che siamo in questa partita, ragazzi. Ok, mettiamo un paio di torce in giro, poi vedremo durante la notte quanta luce fanno. Così poi almeno mi saprò regolare per quanto spammare di queste nuove strutture. Molto molto bene. Allora, visto che a questo punto non siamo stati in grado di esplorare la struttura, io andrei a vedere se posso comprare un nuovo pezzo di terra. Vediamo un po', purtroppo quelle qua vicino richiedono troppe monete per il momento. Speravo di poter ampliare la zona del deserto, magari c'era qualche soluzione in più per noi. In compenso possiamo comprare questa. Prendiamola. Oh!
una fontana enorme. Allora, andiamo subito a vedere di che si tratta, va? Un po' di slime che ci sono venuti a salutare, ma non sono certo un pericolo. E non è interagibile però questa fontana. Ah! Però sono interagibili queste piccole creature e ci danno un'esperienza. Ma davvero? Ogni volta che ne prendo una mi dà 12 punti di esperienza. Ok. La fontana non è interagibile, quindi boh, immagino che io debba fare qualcosa di particolare per poter... Attenzione, cos'è successo? E tu chi sei? Abbiamo un nuovo personaggio con cui possiamo parlare. Vediamo un po'. Ah, sono fate quelle creaturine che abbiamo trovato. Ok. E vuole una piccola donazione da parte nostra. E ci darà una ricompensa. Ah no, e ci ricompenserà con il potere delle sue fate. Ok. Vuole 1000 monete? Vuole 1000 monete, ragazzi? Ok, allora so cosa dovrò fare. Devo mettermi a farmare un sacco di soldi. A questo punto quasi quasi... Vabbè, lì lasciamo che vada avanti la nostra produzione di monete, perché comunque siamo ancora molto molto lontani. Io vado avanti col... Anzi, no. Io adesso vorrei controllare un attimino quanta luce fanno le nostre torce. Non tantissima, mi aspettavo di più. Quindi ne devo spammare comunque tante. E a questo punto, ragazzi, io vado a illuminare un po' la notte, va? Perché è buia e piena di orrori. Oh! Ho ottenuto un altro feat, Mason, perché ho costruito 20 strutture. Va bene. Allora, ragazzi, ho farmato un po' di risorse per poter ottenere tutto il necessario per costruire un'altra banca, perché sono molto molto curioso a questo punto di vedere la nostra Dama della Fontana che cosa ci darà per queste 1000 monete. Però mi sa, non vorrei dirlo troppo in fretta, ma che con tutto il tempo che ci ho messo per ottenere le risorse, esatto, siamo già oltre le 1000 monete. Quindi in realtà non avrei neanche bisogno, sinceramente, di fare un'altra banca. Però, visto che i nostri terreni costano sempre di più, già che ormai ho farmato tutto per farla, io la farei comunque, così incrementiamo ulteriormente la nostra produzione. Ok, detto questo, andiamo a vedere. La nostra dama compare solo di notte? Sembrerebbe di sì, purtroppo, perché io non posso fare nulla con questa fontana. Accidenti. E quindi niente, mi sa che mi tocca aspettare, ragazzi. Mentre aspetto, direi che recupero un altro po' di risorse. Ah, tra l'altro, mentre recuperavo risorse ho raggiunto anche il 18° livello. Quindi già che ci siamo, ragazzi, io aspettavo di farlo assieme a voi. Andiamo a recuperare anche un'altra abilità. Visto che volevo proseguire la strada verso l'industrializzazione, prendiamoci questa. Ok, questo ci ha sbloccato ballistica. Ok, molto molto interessante, a quanto pare tiro triplo di frecce col nostro arco. E sblocchiamo le balliste. Quindi volendo potremmo costruire delle macchine che ci difendono in automatico? Non lo so, vedremo, ragazzi. E qui invece potremmo sbloccare la flower press. Non so che cosa mi possa servire, ma lo scopriremo sicuramente più avanti. Ok, detto questo, intanto che attendo che si faccia notte, fatemi andare a dare un'occhiata, perché con quella cosa, con quella skill che abbiamo recuperato, abbiamo sbloccato, credo, una nuova struttura. Eccolo qua, brazier. Ah, ha tutta l'aria di essere una sorta di braciere, solo che devo prendermi un paio di brick, che li avevo anche messi a fare, quindi dovrebbero essere già qua pronti, esatto. Andiamo a costruirla subito, così vediamo di che cosa si tratta. Eh sì, è un braciere, ragazzi. Probabilmente fa più luce rispetto alle torce. Tra l'altro non sono riuscito a spammarle ovunque le torce, perché purtroppo, caspita se sono costose, ragazzi, perché richiedono un sacco di legna per essere costruite. 37 di legna e 19 di coal, quindi capite bene che sono piuttosto complicate da poter, per poterle spammare. Mi sono accontentato di aver messo un po' di luce qua nella nostra isola principale e su un paio di isolette qui vicino, però per il resto siamo ancora completamente al buio.
Adesso che verrà notte voglio vedere se questo braciere effettivamente fa più luce. Tra l'altro non è interagibile, quindi presumo, ops, non volevo colpirlo, presumo che sia semplicemente una fonte di luce. Ok, si sta facendo notte, quindi intanto andiamo subito a vedere se è comparsa di nuovo la nostra dama. Eccola lì, infatti. Vediamo di dargli ste 1000 monete. Ti prego, dammi qualcosa di buono perché... Ok, mi ha ringraziato. E mi dà qualcosa. Che cosa mi dai? Ah, uno scrigno. E in più abbiamo completato anche un altro achievement. Va bene. Ora però per poter aprire questo scrigno immagino che come al solito mi servirà una chiave. Dico bene? Esatto. Ok, vado a farmi una chiave, ragazzi. Perché non riesco a passare di qua? È cresciuto qualcosa? No, vabbè, facciamo il giro da dietro, va? Tanto è uguale. Vado subito, dicevo, a farmi una chiave e così apriamo anche questo scrigno. Ok, abbiamo la nostra chiave, andiamo a vedere se possiamo aprire finalmente lo scrigno. E troviamo... Fairy Aura. Ah, fantastico ragazzi, abbiamo guadagnato praticamente grazie a questo oggetto una rigenerazione dell'energia e della nostra salute. Quindi se io sto fermo senza fare nulla, tra un po' dovrei vedere la mia energia salire. Immagino che funzioni così. Sinceramente non vedo nessun effetto. Forse è molto più lenta di quanto mi aspettassi sta cosa. Fatemi andare a controllare se ci dice qualcosa di un pochino più chiaro. No, l'unica informazione che ci dà è questa, quindi devo prenderla per buona. Vabbè, ragazzi. Ok, quindi vediamo un po', la nostra dama ci può dare ancora qualcosa? Ah, ok, il vero tesoro in questa avventura sono gli amici che facciamo lungo la strada, ok? Hai qualcos'altro per noi o hai soltanto queste massime? My light shine on your quest. Ok, niente da fare, ragazzi. Quindi mi sa che il suo compito è già concluso. Va bene, abbiamo tra l'altro visto che le fattine che troviamo in giro ci danno esperienza, quindi potrebbe essere sensato con il prossimo livello andare a riscattare la skill che ci faceva comparire le fate. Adesso finalmente ho capito a che cosa si riferiva questa skill. Ok, ragazzi, direi che per questa volta è tutto. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Mi auguro di riuscire ad accedere a qualche nuova area. Anzi, già che ci siamo, vediamo un po'. Prima di salutarci davvero, le nostre banche hanno prodotto di nuovo un po' di monete. Quante ne abbiamo? 484. Ah, sapete che forse possiamo già comprare qualcosa? Esatto, quindi riscattiamo questa. Oh, abbiamo trovato un arcobaleno, ragazzi. Va bene, io direi che per questa volta è tutto. Vi saluto qui. E la prossima volta andremo a vedere... Ah, ma non posso passare dove ho messo la torcia? Ah, ma che fregatura. Vabbè, togliamola allora. E la prossima volta, dicevo, andremo a vedere che cosa fa questo arcobaleno. Tra l'altro, questi sono... funghi? Sembrerebbero essere funghi, ma non li posso raccogliere. Ah, vabbè. Vi saluto ragazzi, alla prossima. Ciao ciao!